presentata la stagione teatrale 2013-2014 delle Arti della Marionetta, giunto alla 25esima edizione. Durante la conferenza stampa è anche stato presentato il progetto Il sogno, la storia, uguale i burattini e le marionette. Tantissime iniziative, quindi anche per quest'anno, quali le più importanti? Guarda, difficile dire quali le più importanti, vi dico soltanto che il 13 di ottobre ci diamo appuntamento all'Alma Già a partire dalle ore 16:30, l'ingresso è libero e lì in quell'occasione il Teatro del Drago al completo sarà pronto a presentare tutti gli spettacoli in cartellone che inizieranno il 27 di ottobre e si concludono il 1 di marzo. Nel dettaglio ci saranno anche artisti presenti e sarà un momento conviviale per festeggiare questi 25 anni. Ci saranno tantissime fiabe, Tre Porcellini, Pinocchio, Il Lupo e i Sette Capretti, Peter Pan, ci sarà un appuntamento per i piccolissimi, Torna Teo alle orecchie curiose, ci sarà un appuntamento internazionale con una compagnia di portoghese di teatro tradizionale di marionette e anche una grandissima apertura al mondo della danza il 19 gennaio con lo spettacolo Joseph Kids in collaborazione con la rassegna Today to Dance. Tante favole, sempre le favole, perché come detto in conferenza stampa sono d'aiuto anche alle famiglie. Sì, perché la fiaba tradizionale è in ciascuno di noi ha avuto la nonna o la zia o la sorella più grande o la mamma che da piccolo ci ha raccontato Pinocchio, i Tre Porcellini, una delle fiabe della tradizione europea. Questo è il motivo per cui ogni anno, oltre alle novità, alle innovazioni, a spettacoli particolari, ci sarà sempre Fagiolino anche quest'anno, perché è un po' il padrone di casa a Ravenna, che chiamerà Pulcinella per esempio, quindi ci saranno anche due maschere della commedia dell'arte e della commedia popolare, ma come dicevamo prima, tante fiabe, perché la fiaba è qualcosa che sta dentro ciascuno di noi e quindi è un modo, è un dare una mano alle famiglie per aiutarle anche loro nella comprensione comunque dell'arte del teatro. Qual è il segreto del vostro successo? Un'attenzione alle famiglie e ai bambini, esatto? Non c'è segreto del successo, c'è il fatto di lavorare, noi siamo degli artigiani, lavoriamo dalla mattina alla sera, ininterrottamente, giorno e notte, soprattutto crediamo che la cultura non sia qualcosa in più nella vita di una persona, ma sia uno degli ingredienti fondamentali per la qualità e il benessere della vita, solo questo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.